Ho voluto intitolare questa trasmissione Come si crea l'armonia. Perché come si crea l'armonia? Perché quello che io cerco di fare è di ricostruire un sorriso che sia gradevole, quindi armonioso, con quello che ho e seguendo però delle linee guida. Perché per avere un sorriso armonioso ci sono vari problemi. Un problema è la curva del sorriso, un problema è il colore del sorriso e il problema forse principale è la forma dei denti. E volevo spendere due parole di teoria su, le linee guida che, in effetti sono quelle che io seguo nel mio lavoro. Se, vediamo magari una prima diapositiva, la forma dei denti, ho detto uno dei tre elementi, no? La forma dei denti è stata studiata sui sorrisi belli per arrivare a definire dei parametri. Nel sorriso, quindi giusto, armonioso, gradevole, gli incisivi e i canini sono più lunghi e i laterali sono più corti. Quando questi parametri non sono rispettati, per esempio, uno dei parametri più comuni non rispettati, soprattutto nelle protesi, sono i laterali molto lunghi. Il laterale molto lungo dà un sorriso tutto cavallino, no? Tutti lunghi uguali, non è così che deve essere. Il canino deve sporgere, noi siamo mammiferi e il canino è appuntito, deve Sì, perché poi sporgere. oltre Sì. all'armonia nella bellezza e nell'estetica c'è proprio anche una funzionalità primordiale in questo Il sorriso. canino è il dente più importante che abbiamo, è il dente che ci permette i movimenti di lateralità, è quello che ci permette di mangiare la carne, di strappare la carne, anche se adesso noi non strappiamo più tanto, però è così. E quindi della forma è sempre l'elemento al quale io mi rifaccio per ricostruire quando sono denti che hanno delle forme sbagliate o per ricostruzioni sbagliate o anche perché per natura hanno delle forme che non rientrano in questi elementi. Altro elemento, se vediamo una diapositiva, altro elemento è questa curva. Cosa vuol dire questa curva? Vuol dire che quando io sorrido, le labbra si sollevano ai due estremi e deve essere una curva a convessità inferiore. Se i denti sono più lunghi sopra, più lunghi indietro, per cui la curva si inverte, il sorriso è triste e anche se le labbra si sollevano verso l'alto, i denti vanno verso il basso. È sbagliato, Rimane un cioè sorriso noi non stretto. sappiamo che è quello, cioè io lo so, tu non lo sai, però non piace né a te né a me, quindi io devo cercare di ritornare su questa curva che dà un'aria ridente, un'aria gradevole. Terzo elemento, il colore. Questo è l'elemento che è più sentito di tutti, cioè il colore lo capiscono tutti, tutti vogliono sbiancare i denti. Il colore può essere modificato con gli sbiancamenti, ma in misura variabile, come ho detto tante volte, perché il colore di base di un dente è dato da due elementi, dentina e smalto. Se lo smalto è spesso, noi possiamo agire tanto con lo sbiancamento. Se lo smalto è sottile, possiamo agire meno. E questo è il motivo per cui alcuni sbiancamenti sono eccezionali, alcuni sbiancamenti sono modesti. Quindi, scusi dottoressa, in teoria quando si è giovani si può intervenire più facilmente sullo sbiancamento, perché immagino che da Lo giovani ci smalto è sia più spesso, certo non è più stato ancora smalto. consumato da tante masticazioni e quindi è più spesso. Però nelle ricostruzioni io rispetterò la struttura del dente, quindi ho fatto vedere prima quella diapositiva con i colori, vuol dire che userò dei colori per la dentina e dei colori diversi per lo smalto, stratificandoli in maniera tale che l'apparenza sia di integrazione con lo smalto naturale che è stratificato. Quindi la ricostruzione dei denti e la ricostruzione estetica si basa su queste tre cose: colore, forma, curva del sorriso. Se questi parametri sono rispettati, un sorriso è abbastanza bello. Può essere stupendo, bellissimo, ma comunque è abbastanza bello. Quindi vediamo un caso. Io ho portato tra quattro casi questa volta. La prossima volta non farò più questo excursus e farò vedere solamente dei casi. Allora, questo è il sorriso di un giovane uomo, vedete, e quello dicevo qui, qual è la cosa che salta agli occhi? La forma di questi denti, che sono molto rettangolari, hanno sì lo spazio in mezzo, ma vedete, non piace il fatto che siano come stretti.
lati in relazione ai laterali, che sono sì più corti, però un po' stortini, mentre il canino ha la posizione giusta. Quindi io qui che cosa ho fatto? Non ho sbiancato, perché questo aveva dei denti stupendi, come vedete, come colore. E, ho riportato la forma degli incisivi a una forma più tondeggiante, più grande, perché devono essere predominanti nel sorriso i due incisivi. Infatti la gente come le chiama? Le chiama le palette, perché sono i primi che nascono e sono quelli che quando io sorriso sono più evidenti. Quindi in questo caso denti bellissimi ma sorriso non bellissimo. Una correzione francamente modesta degli incisivi e ho sistemato il laterale che era un po' stortino e vedi che sembra sorriso da manuale qui, no? Beh, ecco, fortunato lui sicuramente perché partiva già da... Partiva da denti belli di colore, molto belli di colore. Vediamo un altro caso. Dunque, vediamo un altro caso. Allora, questa qua è una ragazza, mi sembra, di Venezia. Ecco, qui abbiamo più che altro, direi, un problema di forma e di colore. Allora, vedete, i due incisivi non sono grandi uguali e questo salta all'occhio, magari non so se salta all'occhio anche a te, Andrea, però l'incisivo di sinistra è... I due incisivi sono più gialli, prima cosa, e sono più gialli per natura, cioè sono denti vivi, non sono devitalizzati, nulla. Però si vede che sono più gialli e si vede che un incisivo è più grande dell'altro. Questo è sgradevole per noi, non è... La simmetria deve essere sia degli incisivi che dei laterali. Quindi io qui prima ho provato a sbiancare i due incisivi soltanto loro. Ho ottenuto un risultato medio, perché vedi che rimangono un po' più giallini. Poi ho modificato la forma, ho ristretto gli incisivi in maniera che siano gemelli e nel complesso è uscito un bel sorriso, anche se leggermente i due incisivi sono più gialli in effetti. E questo sembra strano, ma può capitare che ci sia un dente o due denti gialli. In questi casi mai fare sbiancamenti a tappeto, dico sempre, no? Sì. Cerchiamo di riportarli tutti dello stesso colore. Questo invece è un giovane ingegnere e qui avevamo parecchi problemini. È un giovane ingegnere anche molto aitante, devo dire, rovinato da questo sorriso brutto. Brutto per due motivi. Uno, perché la forma dei denti è falsa, perché le gengive sono scese e coprono una parte del dente. Quindi la prima cosa che ho fatto è stata quella di tagliare le gengive. Scendono anche le gengive? Ci sono dei casi in cui quando i denti erompono, cioè nascono, si portano dietro la gengiva. Questo avrà, metti, 28 anni, 29 anni. Quindi prima cosa ho tagliato le gengive e come vedi già la proporzione dei denti è cambiata. Quindi un'operazione chirurgica? Sì, chirurgica, si fa con l'elettrobisturi. Sì. La foto di destra è appena stata fatta, vedete che c'è un po' di sangue. Sì. Ecco. Guariscono in 2 o 3 giorni, non una cosa molto veloce. Una volta che i denti sono diventati della giusta misura e della giusta forma, e ho tolto tutte le macchie che aveva. Cosa sono queste macchie bianche? Ne abbiamo già parlato in una trasmissione. È un difetto genetico dello smalto. Sono nati così, non c'è rimedio. Sbiancando i denti peggiorano grandemente perché sbiancano troppo. Quindi la differenza si enfatizza ancora di più. E quindi ho sostituito tutto lo smalto alterato, cioè bianco, con dello smalto del suo stesso colore. E il risultato è sotto e come vedi è un bel sorriso. Beh, bellissimo sorriso, però se tu guardi sopra non sembrava. No, un'altra lui persona. Aveva un po' un complesso di questi denti con queste macchiette bianche. Gli ha tolto il complesso. Adesso sorride. Sì. Io ho ancora un caso, ma non so se abbiamo più tempo. Vediamo. Ce l'abbiamo? Perfetto. Abbiamo tempo. Allora, in questo caso, vedete, è ancora un discorso di forma. La forma dei laterali è sbagliata, sono troppo piccoli e di conseguenza è un sorriso un po' strano, non è aggraziato. Vedi che la famosa curva qui non c'è.
Quindi ho ricostruito un pochino i due centrali, allungato e riempito bene i laterali e con un intervento francamente molto piccolo il sorriso ha guadagnato parecchio. Direi di sì. Vedo dal tuo sorriso che siamo arrivati in fondo. Sì. Sì, dottoressa, ricordiamo però anche il sito internet antonellaudeschini.it dove si possono trovare nella sezione contatti i modi per contattare la nostra dottoressa e chiaramente anche lo studio al Borgo Würer e a Milano, in Piazza San Babila. A Milano in Largo Augusto, per la verità. Benissimo. Grazie dottoressa, torneremo a parlare del bel sorriso la prossima trasmissione settimana prossima. Grazie ancora. Ringraziamo la dottoressa Antonella Udeschini.